Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Dall'Alta Valle Savio, gli spicchi più gustosi di Romagna. Quelli del fumaiolo. Solo ingredienti italiani di qualità per una fragrante piadina con il 40% di grassi in meno e senza conservanti. Prova la linea benessere con farine bio ai 10 cereali, Alcamut, Alfarro e Integrale. Fumaiolo, qualità in natura, per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Scolata, ho anche già condito l'insalata. Avete presente quella dolcissima sensazione di croccantezza? È la millefoglie oppure il canola alla crema. A Cook Academy, lezione dedicata alla pasticceria nella sala di iCook Test and Share, Masterchef Cristina Lunardini. Ci si apre il mondo dei dolci. Soprattutto la pasta sfoglia, una preparazione di base della pasticceria, e diciamo che siamo abituati ormai a prenderla già pronta, ma una pasta sfoglia fatta in casa con un burro, con il burro vero, diciamo. Un buon burro. È sicuramente più digeribile, più buona e non ha un grasso idrogenato, ma è un grasso di origine animale, però preso nelle giuste dosi non ci fa male. E soprattutto quando abbiamo questa pasta sfoglia che ha tutti questi strati belli sfogliati, poi sopra magari leggermente caramellata, magari accompagnata con un po' di crema pasticcera e qualche fragolino frutto di bosco. È necessario conoscere esattamente le tecniche di preparazione, ma partiamo dall'origine. Quando nasce la pasta sfoglia? La pasta sfoglia, come tutte le grandi preparazioni, probabilmente è nata per sbaglio. Un garzone, un aiuto, un qualcuno che doveva fare i pesi nelle cucine, queste cucine di una volta dove non si vedeva e dove era tutto rigorosamente tenuto nascosto alla vista dei commensali, degli ospiti, preparando una pasta brisée, una pasta salata, dimenticato di mettere il burro, ha pensato di aggiungerlo dopo a pezzi. Nel momento in cui l'hanno cotta si sono accorti che si alzava e gonfiava. Questa stratificazione che noi facciamo col burro e il panetto di farina e acqua crea degli strati. Questi strati, quando cuociono, per effetto del vapore si alzano, quindi il burro viene assorbito e quindi rimane questo velluto, quasi mi viene da dire, come consistenza, ma nello stesso tempo questi tutti il millefoglie mica per niente, come si suol dire. Uno sbaglio fortunato, ma è necessario anche utilizzare un ingrediente principe in questa preparazione d'altissima qualità: la farina. La farina, occorre una farina che abbia un attimino di elasticità, diciamo, quindi che riesco a impastare, a lavorare, perché più che elastica che sia tenace, perché io la devo tirare sottile per poter contenere al suo interno questo strato di burro. E c'è questa operazione di pieghe che viene fatta. E noi quante avremo... sono le pieghe? Guarda, perché c'è anche un numero preciso per 142 le pieghe. 142 o 44, mi sfugge, perché poi dipende, perché è ogni relativo. Pasticcere c'ha il suo, perché io personalmente faccio uno da 3, uno da 4, uno da 3, uno da 4. Se noi andiamo a fare questa somma abbiamo 144. Sono 144 giri di pasta. Giri proprio. Di pasta. Però poi c'è chi ne fa uno da 5, uno da 3, cioè quindi ogni maestro poi tende a personalizzarla. Quindi ma
Guarda, ti interrompo un attimo, due cose fondamentali. Sì. Una farina buona che ci dà un buon pasto esterno e un buon burro che aiuta a sfogliare, che quindi aiuta a crescere e viene sempre in ogni caso, che siano 144, possiamo 132. Aggiungerne una terza, un buon corso di cucina. Anche, brava! La ricetta per la pasta sfoglia. Gli ingredienti sono 200 g di farina 00, 50 g di farina Manitoba, 160 ml di acqua fredda, un pizzico di sale, un cucchiaio di vino bianco, 250 g di burro e farina per lo spolvero. Alla chef il procedimento di questa meravigliosa pasta sfoglia. Allora, disponete la farina fontana e aggiungete l'acqua fredda, il vino e il pizzico di sale. Impastare il tutto fino ad ottenere un panetto omogeneo e lasciare riposare coperto. Mettere l'impasto preferibilmente in frigorifero. Nel frattempo prendete il panetto di burro, chiuderlo in carta da forno o pellicola e batterlo leggermente con l'aiuto del mattarello in maniera da allargarlo senza scioglierlo. Su un piano infarinato mettere il panetto di acqua e farina e iniziarlo a stenderlo col mattarello, cercando di dargli la forma a croce. Ottenere una forma a croce, a rombo, e porre al centro di questo il panetto di burro. Chiudere con le varie punte, portandole nella parte centrale, e con il mattarello cominciare a tirare la pasta, con movimenti lenti sempre verso da un lato, dall'alto verso il basso. Chiudere questo panetto in tre pieghe e fare riposare per 20 minuti in frigorifero. Una volta riposato 20 minuti, riprendere, tirare dalla parte opposta rispetto prima, sempre col mattarello, e a questa volta chiudere a 4. A questo punto far riposare altri 20 minuti. Ripetere queste due operazioni, quindi un giro da 3, un giro da 4, alternando con 20 minuti di riposo in frigorifero. Una volta ottenuto la pasta, prima di utilizzarla, farla riposare, preferibilmente una mezza giornata. Si può anche congelare o utilizzare subito e cuocere al forno a 180 gradi. Un'intera lezione dedicata alla pasta sfoglia. Tante sono le sfumature per la preparazione ottimale di questo ingrediente base per la pasticceria. E naturalmente si apre veramente una grande parentesi per quella che è la cottura della pasta sfoglia, chef. Diciamo che in tutte le ricette di pasticceria i grandi maestri mi hanno sempre detto: la ricetta è importante, l'operatore chi la fa anche, ma il 50% sicuramente è la cottura, il forno. Una cottura fatta bene ci dà possibilità di presentare al meglio un dolce. Parlando della pasta sfoglia, dobbiamo cuocere ad una temperatura abbastanza elevata, 180-190. In passato mi avevano detto 220, ma poi cosa succede con queste temperature troppo elevate? Fuori si caramella subito, diventa subito dorata e non riesce a sviluppare bene e rimane leggermente cruda all'interno. Leggermente cruda. Quindi io ho visto che con l'esperienza sono riuscita a modificare, e quindi 190 gradi. Vediamo che la pasta comincia a crescere perché nella varia stratificazione del burro l'acqua che è contenuta all'interno sia dell'impasto che del burro si trasforma in vapore, il vapore tende ad andare verso l'alto e quindi trascina la pasta, fuori esce, quindi c'è proprio una trasformazione da liquido a gassoso, e quindi nel momento in cui comincia a cuocersi bene la pasta, quindi a diventare croccante, non si abbasserà più, quindi a quel punto si può aprire e ho proprio una pasta che è più sfogliata. L'errore è quello quindi di non fare sbalzi di temperatura, non bisogna aprire nella prima fase, mantenere una temperatura costante di 180-190 e se occorre gli ultimi minuti lasciare una piccola spirale, una piccola apertura del forno in modo che perda l'umidità e magari abbassare di qualche grado, che quindi tende proprio ad asciugarsi. Bisogna curarla. La cottura in tutte le sue fasi. E un'altra attenzione da porre è l'utilizzo dei piani e delle temperature quando si lavora la pasta sfoglia. Quindi il piano deve avere comunque una temperatura fredda. Diciamo che è quasi preferibile utilizzare un piano di marmo o di acciaio, che sono più freddi rispetto al legno,
perché se noi utilizziamo il burro, il punto di fusione del burro è 36 gradi, quindi già col nostro calore della mano e il calore dell'ambiente, se è d'estate, è più difficile utilizzarla. Però sicuramente una pasta fatta con il burro ha una consistenza completamente diversa. Stasera i nostri corsisti faremo sentire proprio una pasta sfoglia ottenuta in maniera industriale con dei grassi magari vegetali ma idrogenati come una margarina, invece una pasta sfoglia fatta magari meno precisa, meno bella a vedersi, però fatta col burro, che sicuramente avrà un gusto completamente diverso. Vogliamo sottolineare un altro procedimento, un'altra tecnica per quanto riguarda la preparazione finale della nostra pasticceria, dei nostri dolci. La farcitura. La farcitura in una pasta sfoglia va sempre messa all'ultimo minuto. Un buon millefoglie va fatto e mangiato. Per il mio compleanno quest'anno mi sono fatta fare il millefoglie da un bravissimo pasticcere e mi ha detto: scusi, mi è piaciuta tantissimo questa cosa, a che ora la viene a prendere? Ecco, e i professionisti. È una cena verso le 7, bene, non venga prima perché gliela farcisco all'ultimo. Sono andata a ritirare la mia pasta, il mio millefoglie, lo zabaione alle 7, poco prima della chiusura, abbiamo cenato, l'abbiamo mangiato alle 9, era ancora fragrante, perché l'umidità della crema tende a ammorbidire, quindi perde quella che è la fragranza. Poi ci sono dei trucchi, quella di caramellare la pasta, quindi cospargendola con un po' di zucchero a velo, o meglio ancora, quando io la devo farcire, a volte i professionisti lo spennellano con del cioccolato o con del burro di cacao. Spennellare, quindi con cioccolato, quindi isola, o burro isola. Di cacao. È un'operazione che si fa per poter farcire prima e mantenere un prodotto più fragrante nel tempo. Torta dolce sole. Gli ingredienti sono 150 g di burro, 140 g di uova, 110 g di zucchero a velo, 120 g di farina zero, 60 g di mandorle in polvere, 60 g di zucchero semolato, 6 g di Bocking lievito per dolci, scorza di limone, succo di limone, vaniglia, 300 g di pasta sfoglia e mele. E per questa ricetta dobbiamo montare il burro con lo zucchero a velo, unire le uova una alla volta e poi il resto degli ingredienti, mescolando a mano. Versare questo composto in una tortiera rivestita di pasta sfoglia bucata. Disporre sopra a questa farcia le mele pulite tagliate a ventaglio. Cuocere in forno a 185-190 gradi per 25-30 minuti circa. Pasta sfoglia sempre più amata ed utilizzata, da quel fatidico sbaglio una delizia per tutti noi, non solo per quanto riguarda le preparazioni dolci, ma possiamo anche pensarle in una preparazione salata. Le preparazioni salate vanno da proprio quelle più classiche, perché c'è in pasticceria, diciamo, nel salato o nell'aperitivo si trova proprio la sfogliatina fatta di pasta sfoglia con il pomodoro, la mozzarella o il prosciutto, il formaggio, quelle proprio, piccole spiziosserie, sì, che sono tremende perché una tira l'altra. Però poi viene anche utilizzata in versione nuova, tirata molto molto sottile, fatta magari con una farina di cereali o una farina o con del cacao, quindi cambiando gusto proprio la pasta sfoglia, utilizzando le farine diverse, quindi si fanno pasta sfoglie con queste farine che hanno caratteristiche, oppure aggiungendo dei semi, e si utilizzano per fare proprio a volte dei cestini, dei contenitori, e quindi si unisce proprio la fragranza, la leggerezza e un gusto nuovo, magari con una crema, una mousse, anche una crema di formaggio o una gelatina, quindi abbiamo delle consistenze diverse. Abbiamo detto che dobbiamo prestare grande attenzione alla tempistica di presentazione della pasta sfoglia. Per quanto riguarda la presentazione delle sfizioserie salate, possiamo anche permetterci di preparare prima. Le possiamo preparare prima proposte. Perché quelle che sono farcite, poi cotte, le posso preparare farcite e mantenere in frigorifero e cuocerle al momento. Quindi io posso tenere in frigorifero il prodotto già farcito e realizzato. Poi se invece le devo farcire una volta cotte, dovrò tenere i due ingredienti separati e unirli possibilmente alla fine. Sì.
sfogliatine per ricotta con salsa al caramello. Gli ingredienti sono 300 g di pasta sfoglia, 300 g di crema pasticcera, 300 g di ricotta, 4 pere, noci. Per la salsa al caramello 150 g di zucchero e 200 g di panna. Per il procedimento, assottigliare la pasta sfoglia e ritagliare 6 stampi a forma di pera. Lavorare la ricotta con la crema pasticcera, disporre al centro della pasta un po' di questa crema, pulire le pere e tagliarle a lamelle e disporle sopra a questa crema, cospargere con lo zucchero a velo e mettere in forno a cuocere a 180 gradi per 25 minuti circa. A parte, nel frattempo, preparare la salsa al caramello, fare caramellare 200 g di zucchero finché hanno un bel colore dorato. A questo punto unire la panna calda e far sciogliere molto bene, far raffreddare e servire in abbinamento con la salsa, la sfogliatina e a piacere anche con una pallina di gelato alla vaniglia. E chi incontriamo al corso dedicato alla pasticceria Cook Academy e Cook Test and Share? Eric Manussi, direttamente da Back of Italia. Ciao, buonasera. Allora, una grande esperienza, hai avuto modo di dare sfogo alla tua fantasia, ma quando nasce la tua passione per la pasticceria? La mia passione per la pasticceria è nata tanto tempo fa, più o meno avrò avuto sui 12 anni, quando mia mamma comprava i preparati per torte e aggiungeva soltanto il latte. È una cosa che mi è rimasta qui. Quindi hai detto no. E allora ho detto no, non è possibile. E da lì pian piano ho iniziato studiando da solo, un po' autodidatta, non ho mai fatto corsi infatti, e da lì pian piano è nata la mia passione. Una trasmissione dedicata all'arte culinaria, all'arte della pasticceria, qual è stato il momento più impegnativo? Il momento, ce ne sono stati tanti, ce ne sono stati tanti i momenti impegnativi. Il momento più impegnativo è stata sicuramente la prova delle Charlotte. Che abbiamo avuto la Charlotte. La Charlotte, c'è rimasta qua anche quella. Invece quello che più ti ha entusiasmato, la tua prova più eclatante? La mia prova più eclatante, quella che mi è piaciuta di più soprattutto, è stata quella delle crostate, dove ho ricevuto anche molti complimenti dal maestro Knam e mi ha fatto un molto piacere. Un grande maestro. Un grandissimo maestro. Che carattere ha, assolutamente. Knam. È un coccolone, sembra così rude, esatto, così ma alla poco fine dolce, ma alla fine ci aiuta sempre, era quello che ci aiutava di più. Allora, in questo caso Cook Academy cosa ti darà? Beh, chi lo sa, magari sarà una spinta, è sicuramente qualcosa in più, un insegnamento in più, un corso magari, il corso mai fatto che mi aiuterà. Allora, il tuo dolce preferito? Ce ne sono tanti, è difficile, però il dolce preferito è sicuramente un dolce esotico, diciamo, non ne ho uno in particolare purché abbia ingredienti esotici. Allora in bocca al lupo per tutti. Grazie mille. Dall'Alta Valle Savio, le paste del fumaiolo. In pochi minuti potrete portare in tavola primi piatti gustosi e genuini. Dalla tradizione romagnola, tortelletti, gnocchi, cappelletti, strozzapreti e tante altre specialità preparate proprio come una volta, con i migliori ingredienti italiani.
fumaiolo, qualità e natura per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini. Dal nostro forno a tutte le vostre case.